I lepidotteri, ovvero le falene e le farfalle, hanno un ciclo vitale molto articolato, perché formato da quattro fasi completamente diverse fra loro, in cui cambiano radicalmente struttura e alimentazione. Prima fra tutte è la fase in cui si ha l'uovo, deposto dalla madre su una pianta da cui trarrà nutrimento. Con il passare del tempo l'uovo cambia colore, partendo dal verde iniziale, passando per il bianco e il giallo, fino ad arrivare al nero verso gli ultimi giorni prima della schiusa. La seconda fase è quella larvale, in cui la larva o bruco fuoriesce dall'uovo aprendosi un varco con la mandibola. Da ora in avanti il bruco occuperà il suo tempo mangiando incessantemente foglie e altre parti vegetali. Infatti i bruchi hanno un apparato masticatore molto forte e come conseguenza al continuo mangiare si ha un continuo accrescimento, accompagnato da un cambio di colore che varia a seconda delle specie. E siccome l'involucro che li contiene non è elastico, di volta in volta devono sostituirlo e fare quindi la muta. Il bruco non ha le ali e per muoversi utilizza le tre paia di zampe situate nella parte più vicina alla testa e poi si aiuta con delle false zampe poste sotto l'addome che accompagnano i suoi movimenti. Il suo corpo è rivestito da un elevato numero di peli o setole che svolgono funzione protettiva e sensoriale. La terza fase è molto particolare e consiste nell'impupamento. Il bruco, ormai giunto al massimo del suo accrescimento, sceglie una foglia o un ramo e inizia a tessere un cuscinetto di seta a cui si ancorerà con la coda. E dopo essersi ben saldato, tesse anche una cintura che lo terrà ancora più fermo. Una volta pronto, inizierà a dimenarsi e si libererà dal suo involucro partendo dalla parte posteriore della testa, facendolo scivolare via via verso la coda. Ma questa volta ad emergere sarà la crisalide o pupa e la parte più esterna che la protegge prende il nome di bozzolo. La pupa rimarrà ferma e immobile fino a che la sua metamorfosi sarà completamente ultimata. In quest'arco di tempo il bozzolo passerà dal verde al bruno scuro, fino a diventare quasi trasparente quando la forma adulta sarà pronta per sfarfallare. La quarta ed ultima fase è quella adulta. Quando la farfalla è pronta, il bozzolo si fende e faticosamente l'adulto inizia ad emergere. Dopo essere uscito, come prima cosa inizia a pompare emolinfa verso le estremità delle ali. E questo momento è cruciale, perché se non si distendono il prima possibile, potrebbero indurirsi e rimanere accartocciate, impedendogli il volo. E per completare questa operazione può impiegare qualche ora. Durante questo periodo si libera anche del meconio, ovvero dei rifiuti accumulati durante il periodo all'interno del bozzolo. Da adesso in poi la farfalla non si ciberà più di foglie, ma del nettare dei fiori, poiché il suo apparato boccale si è trasformato e con il prolungamento delle mascelle si è originata una sorta di proboscide che si chiama spiritromba, che quando è distesa può arrivare ad essere lunga quanto l'intero corpo della farfalla, mentre quando è a riposo si avvolge a spirale sotto la sua testa. Adesso però, tra i suoi pensieri, non ci sarà solo quello di mangiare, ma anche quello di riprodursi e depositare nuove uova, dando così inizio ad un nuovo ciclo di vita. Nel complesso, la vita di una farfalla, comprensiva di tutte e quattro le sue fasi, può durare da qualche giorno fino a parecchi mesi, in base alla specie a cui appartiene e a fattori esterni come le temperature.